Amici biancorossi, eccoci col nostro Andrea Tassinari. Ci parte con una trasferta molto lunga. Quanto siete carichi per questo finalmente inizio di campionato? Dai, sono 40 giorni che abbiamo iniziato la preparazione, siamo entusiasti di iniziare. Sarà la prima trasferta, sarà anche forse la più lunga, una delle due più lunghe che ci abbiamo, però siamo carichi. Affrontiamo una squadra che ha dimostrato di fare un ottimo precampionato. Che sensazioni avete sui vostri avversari? Ma in realtà il piano partita di Mattia è sempre quello, il giusto sugli avversari, e poi però bisogna lavorare sul nostro. San Severo è una squadra molto in fiducia, ha dimostrato in questo precampionato di essere una squadra tosta, in più adesso andiamo a giocare in casa loro, che il loro campo è riconosciuto come uno dei campi più ostici d'Italia, quindi sarà una bella sfida, un bel test. Questa mattina abbiamo superato la quota di 1000 abbonamenti. Hai qualcosa di particolare che vuoi dire ai tifosi? Sicuramente voglio ringraziare tutti, perché dall'anno scorso che mi avevano detto credo 300, così arrivare a 1000 ne passano, non sono, sai, il doppio, così è più del triplo, quindi veramente sono tante persone che sicuramente verranno, più tutti quelli che compreranno il biglietto e tutto quanto, quindi davvero grazie mille per il supporto, lo sentiamo, ecco, grazie. Forza Rimini! Larry Middleton, siamo in viaggio per San Severo, prima giornata di campionato. Ti chiedo che sensazioni avete per questo inizio che tanto abbiamo aspettato. Sì, stiamo bene, credo che stiamo bene, siamo tutti tranquilli, siamo partiti per questo obiettivo primo di campionato, per iniziare bene, per fare il nostro dovere, portare a casa una vittoria. E credo che siamo nella giusta condizione per farlo. Cosa dovranno fare secondo te i ragazzi per provare a prendere subito i due punti in un campo che comunque sappiamo è difficile? Va bene, in primis dobbiamo capire che stiamo giocando fuori casa e ci serve da subito un certo atteggiamento, cioè dobbiamo impostare il nostro gioco e rimanere uniti anche nelle difficoltà, perché sai, in trasferta ci sono delle difficoltà. Però dobbiamo mantenere, diciamo, sulle linee di lavoro quelle che stiamo facendo finora. Larry, chiedo anche a te un commento sui 1000 abbonamenti raggiunti. Cosa pensi di questo amore che i tifosi ci stanno facendo vedere? In primis è un grandissimo traguardo e io, per dire la verità, non mi meraviglia, perché a Rimini so quanto le pubblico si apprezzano la loro squadra, però io credo che si potrei fare ancora di più. Stiamo aspettando ancora di più, vogliamo vedere, siamo palazzetto sempre pieno quando stiamo giocando, vogliamo vedere il nostro pubblico sta sempre dietro, perché è sempre un punto di forza nostra. Forza Rimini!